sorvegliare, dovrebbe sorvegliare le omissioni. Se quello le, le omissioni non sono importanti quasi quando le azioni. Sì, ma io quando tu mi dici un politico che sta lì, un politico che noi non abbiamo dei responsabili ad un certo livello, li abbiamo avuti ma non li abbiamo più. Noi abbiamo avuto uno diciamo che era di Rossano Corigliano, che voglio dire, dico sì, no, io mi riferisco, mi trovo d'accordo. Scusa, d'accordo. Io mi riferisco a Pacenza. Sì. Ecco, era uno che era di Rossano, era di Corigliano e che aveva di Trebisaccio e che aveva la voce in capito. Poi abbiamo avuto Dima, che era di Corigliano, di Rossano e che aveva una voce in capito. Poi abbiamo avuto, insomma, relativamente il sindaco di Rossano Caputo, ma adesso chi abbiamo? Siamo scoperti, dici. Non abbiamo nessuno. Ma noi che non abbiamo nessuno, non abbiamo nessuno e non vediamo nessuno. E non vediamo nessuno. Perché chi vorrebbe avvicinarsi a questo mondo diverso ha paura di avvicinarsi perché sa che è un mondo di malaffare. Allora, una cosa posso dire, perché mi hai richiamato una memoria. Certamente, se qualche cosa poi alla fine verrà fuori, c'è anche una responsabilità. Nella vicenda dovremo pur parlare di omissioni in fatto di vigilanza, perché se è vero, se risulterà vero tutto quello di cui si parla, vigilanza non ce n'è stata o ce n'è stata poco. Ma io dico, voglio andare oltre un po', se no faremmo cronaca molto semplicistica. Io dico che anche questi episodi sono figli della riforma del sistema sanitario. A mia memoria, quanto vigevano i consigli d'amministrazione degli ospedali, quando c'erano i vecchi comitati di gestione della sanità, di questi episodi io non ne ricordo. Poi può darsi anche che qualche episodio del genere ci sia stato, ma con i consigli d'amministrazione e con i comitati di gestione c'era una vigilanza maggiore. C'era la possibilità, che oggi non c'è. C'era la possibilità anche di c'era fare, un monitoraggio di fare, che oggi manca. C'era anche la possibilità, caro Giulio, di fare riferimento a delle persone che nel loro campo erano delle menti eccelse. E io che ricordo, tu le vedevi. Ricordo che quando ero agli inizi della professione e già facevo politica, dovevo andare a fare un comizio. Ma faceva politica di professione oppure aveva una... No, di professione non l'ho fatta mai, me lo sono sempre sudato. Le mie toghe, tu lo sai, non sono più nere all'interno, sono rosse, e sono rosse di sudore. Allora io ero giovanotto, mi dovevo operare e sono andato all'ospedale perché c'era Don Mario De Santis che mi fece un'operazione, tutti mi dissero ci ritornerai per questa operazione. Sono passati 50 anni e non ci sono ritornato più. Sono andato all'ospedale e mi ricordo che quella sera, nell'immediatezza, dopo 4-5 giorni che ero in ospedale, perché sono rimasto una decina di giorni, mi sono venuti a prendere per fare un comizio in Piazza del Popolo. E io ho detto apertamente, ho visto che c'erano dei socialisti in fondo alla piazza e ho detto che io stavo scendendo dall'ospedale di Corigliano. Uno, due, e poi volevo nominare insieme, ma non mi è venuto in mente, lo ricordo benissimo. Ho detto, avendo avuto bisogno dell'ospedale, sono andati chi in una città, chi in un'altra città. Perché? Se sono amministratori di questo ospedale. Per ignoranza. Allora, due minuti a testa per lanciare. Negli altri ospedali non si fanno miracoli. I protocolli di intervento, di diagnosi e di cura sono gli stessi. Allora, ma questo lo dicevo io, non quelli che sono partiti per andarsi a curare. Allora, lasciamo perdere le inchieste, lasciamo perdere gli scandali, lasciamo perdere gli scioglimenti del consiglio, lasciamo perdere tutto questo.
magazzini, parenti, eccetera. Lasciamo perdere. Omissioni, di denunce, tutto quello. C'è tanta Sì, ma gente. tu non devi fare il cattivo, perché quando tu dici magazzini, io ho per esempio dei magazzini e penso, ma io un magazzino mio, io nel magazzino mio ci tengo la legna. E poi mi viene in mente che c'era un altro magazzino dove ci dormivano delle persone. Pagando profumatamente, ma profumatamente fino a un certo punto. Ma tu non devi essere cattivo però, Dobbiamo dare buon esempio. Allora, c'è tanta gente che ci ascolta, che non ha magazzini, insomma, irregolari, eccetera, che secondo me dovrebbe dire: sì, il professor Iudicista e l'avvocato Monte hanno ragione che è un malaffare, però forse è meglio che non ce ne stiamo tanto distanti, che parliamo, che ci riuniamo, che ci vediamo, perché le cose, secondo me, devono migliorare. Dobbiamo guardare sempre verso un miglioramento. Io mi vorrei rivolgere anche a queste persone che sono schifate, perché secondo me è giusto che la società civile partecipi ed è sempre stata troppo distante, troppo alla finestra. È anche una nostra loro colpa. Magari a volte non sporcarsi le mani. Cosa ne pensate di questo? Però, allora, caro Matteo, noi nel nostro piccolo, noi stiamo in questo momento mettendoci la faccia e Certo. siamo cosiddetta società civile. Ora, quando tu dici dobbiamo incontrarci ed incontrandoci dobbiamo parlare, discutere, far sentire la nostra voce, anche la nostra protesta, è giusto. Però non sempre la società civile, come dire, si colloca moralmente sopra la classe politica. Perché spesso la società civile, che noi tanto mitizziamo, è quella società civile che poi parcheggia dove non deve Chiede il parcheggiare, piacere che non spetta. se riceve la multa giusta, perché non doveva partecipare, non doveva parcheggiare laddove ha parcheggiato, si reca poi, cerca di sfruttare il canale giusto nel tentativo di non pagare la multa, la Ma la contravvenzione, povera eccetera. gente, scusami, ma la povera gente di Brescia, di Bergamo, di Vicenza, perché non va così? Ma perché evidentemente questo problema di ordine morale è stato già superato e risolto. Ah, Stessa sì, cosa, però non ci stessa cosa. allarghiamo con questi Non paesi ci. perché pure là comanda Pure la lì come. 'ndrangheta. Cioè, vabbè, voglio dire, non dividiamo la società in maniera manichea. Assolutamente. La classe politica sporca da una parte, la società civile lavata con perlana, pulitissima. No, perché noi vogliamo criminalizzare, certe volte parliamo male dei medici. Io dei medici di Corigliano ho avuto e continuo ad avere la massima fiducia. Bene, però. Non poi nel Professore, bisogno, quando dobbiamo fare la salsa, dico io, al tempo della salsa o della raccolta degli agrumi o delle sapete, olive, non dobbiamo poi andare dal medico a chiedere il certificato di 10 giorni falso. me la Perché fate dire una cosa, Professore. in quel mentre siamo dei corruttori, in quel Ma che mentre c'è? poi scoppia la Scusami, grana, il medico è un delinquente ma e noi siamo la scusa, società civile, scusami, e che no, c'entra questo del certificato a questo medico? gioco non ci Che sto. c'entra questo del certificato medico con invece Per constatare dire, o no la morte di un... Che società civile era? Che questa è società un'altra cosa. civile era? Lavata con perlana o no? Quella che ha permesso a un gruppo di giovani di Schiavonea di portare, se non erro, l'acqua, la fognatura, tanti anni fa. Perché il comitato di agitazione ha avuto più vittorie in Sì, qualche ma mese. mi viene la pelle d'oca perché insomma avevo la tua età, Ma poi anzi ai più tempi di piccola, Garibaldi, più piccola. ai tempi di Ero Garibaldi. ma qui, ma qui da decenni ci accappottano. Un comitato d'agitazione ha fatto di più per Schiavonia che negli ultimi 25-30 anni e abbiamo avuto, malauguratamente o non, anche sindaci di Schiavonia. Io adesso parlo di Schiavonia come se fosse un'entità a parte. Ha fatto più il comitato di agitazione. Con Senz'altro. l'architetto Candido, Va con bene, l'avvocato sì, Monte e senz'altro. tanti altri, rispetto a queste riunioni che si cercano solo delle piccole prebende per qualche stupido nulla facente. O dico un'eresia. Eresia. Qualche cosa si è ottenuto col comitato di agitazione in quanti mesi? Si è ottenuto in un anno e qualche cosa di più, ma si è ottenuto anche perché, per esempio, tuo padre si è preso qualche cosa come una trentina di querele.
perché Mario Candido è stato denunziato, perché Varani è stato denunziato, perché l'ingegnere Superci è stato denunziato, perché Tonino Benvenuto è venuto a autodenunziare, quando ha saputo che mi trattenevano in caserma, è venuto il professore Antonio Benvenuto ed ha detto: scusate, voglio parlare con il capitano, perché so che c'è l'avvocato Mo. Pure io sono ho fatto parte della stessa situazione, cioè è venuto perché si è venuto ad autodenunziare. Perché? Perché si sapeva che le cose che avvenivano in mani pulite, e quando venivano gli onorevoli a parlare nel comitato di agitazione c'erano quelli bravi, quelli meno bravi, quelli onesti e quelli meno onesti, però ce n'era qualcuno che almeno aveva il coraggio di parlarti guardandoti negli occhi. Oggi incominciano ad essere proprio tali da potersi contare sulle mani. Allora, io dopo questi ricordi, è sempre, adesso non è assolutamente di altri tempi, una frase fatta, ma veramente ricordare tra l'altro l'architetto Mario Candido è sempre emozionante. È stato ospite tante volte in questa trasmissione, noi siamo stati quelli che in vita lo abbiamo sempre onorato, rispettato e amato come persona, perché veramente era una persona eccezionale. Ringrazio tutti quanti voi telespettatori, ringrazio il professor Giulio Iudicista, ringrazio l'avvocato Emanuele Monte. Arrivederci alla prossima puntata, sempre qui in Piazza Grande.